Maria De Filippi ha dedicato tutta l'ultima parte della puntata di oggi di Uomini e Donne a Barbara De Santi, la quale ha avuto modo di conoscere Gabriele. Purtroppo però le cose tra i due protagonisti del dating show dell'ammiraglia Mediaset non sono andate granché bene, tanto che di comune accordo hanno deciso di chiudere. Barbara ha infatti dichiarato che purtroppo non è scattata la chimica. Volevo che scattasse perché sulla carta ha i requisiti. Tina Cipollari allora le ha chiesto perché tenerlo se tanto non è scattato nulla fin dall'inizio. E quest'ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di averlo tenuto perché esteticamente corrisponde a quello che va cercando. A me piacciono gli uomini un po' in carne, e poi lui ha gli occhi buoni. Tina Cipollari e Gianni Sperti all'attacco della dama del dating show. Questa ultima rivelazione di Barbara De Santi, inutile dire che non è stata particolarmente apprezzata dagli opinionisti di Uomini e Donne. E, brutto dire che ti piacciono gli uomini in carne, che brutta frase. Gianni Sperti non ha poi nascosto di credere che la dama, la quale in una delle ultime registrazioni è stata attaccata duramente, tanto da arrivare a minacciare di lasciare il dating show dell'ammiraglia Mediaset, sia un po' fuori di senno. Lo vedi che secondo me sei un po' fuori di senno? Prima è la barba non va bene, poi dici che ti piace l'uomo in carne, tu non hai sentimento, tu hai una testa che ti ragiona tipo contratto, non funziona così. Quest'ultima ha però rispedito al mittente tali accuse, asserendo di essere andata oltre alla barba, io sono andata oltre, ho visto la sua bontà. Uomini e Donne, la dama punge i due opinionisti. Successivamente Barbara De Santi ha dato il ben servito ad Alessandro a causa di alcune sue esternazioni durante il ballo, tu prevarichi, mi ha urtato. Tina Cipollari e Gianni Sperti l'hanno però criticata, non nascondendo il fatto di credere che se avesse provato un trasporto nei suoi confronti ci sarebbe passata sopra. Ma non è finita qua perché poco dopo è entrato in studio un altro cavaliere per lei. E prima di farlo accomodare Barbara De Santi ha colto la palla per lanciare una frecciatina agli opinionisti. Sappi che oggi non farò io la selezione, ma i miei consiglieri. Sperti e la Cipollari sono quindi immediatamente intervenuti per chiederle di smetterla di fare la vittima. Non fare la vittima, guarda, perché tu sei abbastanza carnefice di te stessa, l'hai già squadrato. E alla fine non l'ha tenuto. Anche se ha confessato di provare interesse per un altro cavaliere del parterre del trono over, il quale è sembrato essere particolarmente propenso a conoscerla.